Buonasera a tutti e benvenuti al Museo di San Marco. È davvero un piacere vedere stasera un pubblico così folto. Devo dire che era molto tempo che alle nostre iniziative, alla presentazione di volumi, a conferenze, non si vedeva così tanta gente. Evidentemente l'appeal del mio amico Marco Cianchi è molto molto importante. Naturalmente ci conosciamo da lunghi anni ed è davvero per me un grande piacere stasera averlo qui, e io ho accettato subito con entusiasmo l'idea di questa conferenza su Marco Cianchi. È la prima delle due conferenze che quest'anno faremo qui a San Marco. Già vi parlo della seconda, così diciamo approfitto. Sono due conferenze, entrambe naturalmente legate all'universo del Museo di San Marco, e ruotano intorno, per sintetizzare, a quello che è la figura dominante qui all'interno del museo, quella del Beato Angelico, naturalmente. E già questa prima conferenza è una bellissima apertura sul contemporaneo, sul moderno, diciamo, più che contemporaneo, comunque legata al rapporto con Beato Angelico, perché come è noto Rocco aveva una particolare devozione, direi quasi, nei confronti di questo artista straordinario e più in generale verso l'arte del Rinascimento, come certo ora Marco ci sottolineerà. La prossima conferenza invece sarà più legata in maniera diretta al mondo del Beato Angelico, sarà tenuta il prossimo 20 giugno, sempre alle 17, quindi approfitto anche per invitarvi, e sarà tenuta da Gerardo De Simone, che è professore all'Accademia di Belle Arti di Carrara, che terrà una conferenza sulle sette parole di Cristo, diciamo nel momento della crocifissione, un tema che lui ha affrontato di recente in un saggio, e che si lega alle, proprio alle celle del noviziato, qui nel dormitorio, nell'ex dormitorio appunto del convento di San Marco. Devo dire che io sono davvero contento, perché si tratta di un artista importantissimo, è inutile che lo spieghi, che lo sottolinei a un pubblico certamente più vicino di me a questi temi. Io sono un medievista incallito, passo ancora la vita a occuparmi di affreschi e di tavole medievali soprattutto, ma sento fortissima l'attrazione appunto di questi grandi artisti come certamente Marco Cianchi. Quindi è con grande piacere che passo la parola all'amico Marco Cianchi. Grazie. Buonasera, grazie a tutti gli amici, le persone che hanno deciso di venire a sentire questa vicenda di Rocco e il convento di San Marco. Devo dire che anch'io appartengo, come Angelo, alla piazza di San Marco. La piazza di San Marco è da sempre divisa da una parte gli angeli, da quegli altri diavoli. Abbiamo anche l'arcidiavolo, infatti, in prima fila i diavoli sono quelli dell'Accademia di Belle Arti, naturalmente, dove io ho insegnato per tanti anni, e vedo qui alcuni studenti, vedo alcuni amici che ho conosciuto in questa occasione. Dunque, come si dice, sarò breve, ma poi non si fa. Infatti ho qui sotto mano una serie di cartelle abbastanza cospicue, ma diciamo una serie cospicua, voglio dire, ma scritte molto larghe, che dovrebbero aiutare, con le molte immagini che ho preparato, a capire chi era Rocco e qual è stata la, diciamo,
la sua fratellanza, quasi mi vorrebbe dire, mi verrebbe da dire, con San Marco. Allora cominciamo subito, perché sennò poi cominciano a dirmi che si fa troppo tardi. Meglio così o meglio così? Così meglio? Si sente? Bene. Allora, comincerei con questa immagine, doppia immagine, che mantengo per il tempo della lettura di una breve introduzione. A destra vedete l'autoritratto di Rothko, 1936, autoritratto, a sinistra invece una foto che ritrae l'artista nel suo studio. Credo che questa foto bianco e nera sia stata poi dipinta. Comunque, così si comincia. La conferenza di oggi è la lontana conseguenza della mia tesi sulla pittura d'azione americana che discussi col professor Carlo Del Bravo molti anni fa. Tra le sue note di una revisione ricordo: evitare espressioni apodittiche. Preoccupato, andai a cercare il significato nel dizionario. Ciò che, essendo evidente di per sé, non ha bisogno di dimostrazione. Devoto poi. Ed è allora in modo apodittico che voglio cominciare. Mark Rothko è stato uno degli artisti più grandi del XX secolo. Sapendo che non ha bisogno di dimostrazione quello che la letteratura artistica, le innumerevoli mostre, la presenza nei grandi musei e nelle più importanti collezioni del mondo, il fine, il valore di mercato, un argomento che spesso convince anche i più scettici, hanno ormai largamente affermato. Ciò nonostante, la conoscenza di questo grande artista è ancora molto scarsa in Italia. Sicuramente tra il grande pubblico, ma anche talvolta tra gli addetti ai lavori che non si occupano di arte moderna e contemporanea. Ritengo quindi necessario iniziare con una presentazione essenziale della vita e dell'opera di Rothko. Dopodiché cercheremo di capire il rapporto speciale che ne ebbe con l'Angelico e il convento di San Marco. Markus Rothkowitz, diventato nel 1940 Mark Rothko, non Roccio, come sento, con un certo fastidio a volte pronunciare. Allora, Rothko, vero? Qui c'ho la fila degli americani che mi può spalleggiare. Peggio per loro. È quindi americano, no, e si dice Rothko. Mi sta difendendo, dice io uso declinazione, ecco, questa io mi sono documentato su questa cosa. Il mio amico Arnaldo, che è un poliglotta, mi è andato a controllare gli accenti della lingua russa, mi ha detto non c'è nessun motivo per cui si debba dire Rothko. Non c'è motivo, lo sento dire spesso anch'io, ma non c'è motivo. Lui mi ha detto che casomai, in italiano si dovrebbe dire Rothko, perché noi nella nostra lingua non siamo tenuti al TH inglese, ma se lo pronuncio all'americana è Rothko. Questa è la precisazione, perché io su questa cosa un po' mi ci sono dibattuto. Allora, nacque da una famiglia ebrea nel 1903 a Dvinsk, ora Daugavpils in Lettonia, allora parte dell'impero russo. Emigrato con la famiglia, raggiunse gli Stati Uniti nel 1913 ed avendo precocemente mostrato disposizione per la lettura e gli studi, spesso indipendenti, ottenne nel 1922 una borsa di studio alla prestigiosa Yale University. Per una serie di motivi anche razziali, lasciò Yale nel 1923 ed è allora che comincia il suo percorso d'artista. Qui vado a braccio, a sinistra anche vostra, è il gruppo i titoli ve li do spesso in inglese, perché i titoli The Bathers, cioè i bagnanti,
questo è i bagnanti del 1933-34, che ha, diciamo, una certa espressività che Rothko prese dal suo maestro Milton Avery. E a destra invece vedete questa Subway Entrance del 1938, e che qualcuno giustamente ha definito uno dei tanti psicodrammi urbani rappresentati da Rothko giovane, cioè a dire ambiente sotterraneo, claustrofobico, eccetera, eccetera. Voglio anche dire che la carriera di Rothko figurativo è durata 20 anni, 20 anni, e io invece in poche immagini la dividerò per passare al periodo classico di Rothko, quello che insomma interessa a tutti. Vediamo dunque come negli anni 40, all'inizio degli anni 40, Rothko fa parte di un gruppo che si chiama The Myth Makers. Sono artisti che risentono molto del surrealismo in quegli anni, e per esempio Rothko, che era molto interessato alla tragedia greca, una delle sue letture preferite era La nascita della tragedia di Nietzsche, che ebbe grande influenza su quest'artista. Bene, Mark Rothko, visitando anche il Metropolitan Museum, dove poteva vedere opere d'arte sia greche che mesopotamiche, assire, ecco, portava avanti un tipo di pittura, diciamo così, di sostanza surrealista. Cerco di andare un po' veloce in queste prime parti, e poi c'è il numero 5 della mia cartella, Slow Swirl at the Edge of the Sea, cioè vorrebbe dire lento vortice in riva al mare. Siamo nel 1944, questo è un capolavoro, che si trova al MoMA di New York, ed è un'opera d'arte che il MoMA presta rarissimamente, quasi mai, ed è sostanzialmente, vediamo se c'è un puntatore qui, no, mio fratello sarebbe un puntatore, ma ora vediamo un po', è questo puntatore laser, sì, ecco, vedete, ci sono due figure in riva al mare sostanzialmente. Questa ovviamente è quella maschile, cioè una specie di autoritratto di Rothko. Vedete che in basso ci sono gli attributi maschili, mentre a destra è, diciamo, il ritratto di Mel, cioè quella donna che sarebbe diventata la seconda moglie di Rothko, più giovane di lui di 20 anni, e la madre dei due figli di Rothko, Kate e Christopher. Questo è un dipinto molto arioso, che sente molto l'influsso dei surrealisti. I surrealisti, che erano tutti comunisti, erano scappati dall'Europa nel 39-40 e erano andati in America. In America avevano seminato abbondantemente presso gli artisti, appunto, giovani americani che, avendo una cultura piuttosto incerta, come dire, tenevano gli europei come faro. Ma vediamo un po' ancora. Qui si arriva a un punto in cui, tra il 46 e il 49, Rothko dà vita ad una serie di tele macchiate di colore saturo, che in questa progressione che vi propongo fanno vedere una specie di crescita gassosa.
mi sono appuntato acquisizione di maggiore libertà rispetto al mondo reale, ormai è entrato nell'astrazione, ha abbandonato il figurativo, si è liberato del mito e si è liberato completamente della figura. Alla fine del 1946 il colore è diventato il nuovo vocabolario di Rothko. Spinte e controspinte del colore, macchie di colore in lotta, dinamico, che si spande liberamente all over, cioè dovunque, come era il dripping di Pollock, per esempio, senza una direzione, come ad esempio nei dipinti di Pollock. È una nebulosa, un'esalazione di gas colorati che lentamente vanno prendendo forma, la forma definitiva del periodo classico. Sembra di assistere alla nascita di una stella. Poi vi faccio vedere, questa è la progressione. Vedete, voi anche visivamente capirete come nasce il Rothko classico. Lo capirete facilmente. Vedete, questa è sempre della serie dei multiforms, una serie di transizione che porta finalmente a quello che è il periodo classico di Rothko. 1949, questo dipinto. Voi sapete che i dipinti di Rothko non hanno un titolo, ci sono dei numeri, oppure più spesso è scritto quali sono i colori che si sovrappongono, che sono stati usati. In questo caso è un bellissimo lavoro del 49 iniziale per il Rothko classico, che si trova al Museo Guggenheim, Solomon Guggenheim di New York. Per darvi un'idea, è alto 2,70 m, ma ce ne sono anche più grandi. Poi vediamo, questo è anche straordinario, numero 8, 1952, 2 metri e 5 di altezza, è uno dei Rothko più noti perché è, diciamo, con questi colori è tra i più espansivi dei dipinti di Rothko, è uno di quei dipinti dove il colore ti investe, dove il colore ti abbraccia, ti avviluppa. E bellissimo, secondo me, a sinistra, Homage to Matisse. Omaggio a Matisse, en français. Quindi, in italiano, omaggio a Matisse. Perché questo è del 54, pensate, 2,68 m di altezza, io vi do anche le misure perché sono, naturalmente nello schermo non si riesce ad apprezzarle, 2,68 m, e ve lo confronto con Studio Rosso, Red Studio del 1911, capolavoro di Matisse, che Rothko andava a guardare quasi giornalmente e diceva: quando guardo questo dipinto divento di quel colore, sei completamente saturato, è come se fosse una musica. Molto importante il rapporto con la musica e il rapporto speciale che ebbe con Matisse. Poi, anche questo, ho messo alcune immagini, diciamo così, di grande impatto visivo, secondo me, e questa non potevo, diciamo, tenerla fuori, Orange and Yellow, del Albright Knox Museum di Buffalo, sempre negli Stati Uniti. E siamo qui in questa fase, diciamo così, dei gialli e dei rossi, una fase, come ho detto, molto espansiva, si potrebbe dire quasi allegra in qualche maniera, molto, che avvicina di molto lo spettatore. Vedremo che nel periodo più tardo i Rothko diventano molto scuri
è piuttosto, diciamo così, non altrettanto amichevole. Ora abbiamo questo. Questo è un dipinto bellissimo sul quale voglio fare un discorso un po' più approfondito. Il puntatore. C'è il puntatore. Così, via. Hai ragione. Ti ringrazio, caro. Questo è anche un dipinto senza titolo. Red, Brown, Black and Green. Così si intitola, ed è del 1962, si trova alla Fondazione Beyeler di Basilea, Rien Basilea, che è uno dei musei più belli del mondo, dove io tra l'altro con un gruppo di studenti dell'Accademia andai tanti anni fa, nel 2002, a vedere una mostra proprio di Rothko, straordinaria. Io l'avevo già vista però nel 78 a New York, al Solomon Guggenheim di New York, e rimasi veramente molto colpito. Allora, soffermiamoci su questo dipinto. Qui il discorso diventa serio, ho dovuto scrivere. Soffermiamoci su questo dipinto, uno dei più belli e significativi della Fondazione Beyeler di Basilea, per una descrizione degli elementi formali che lo compongono. Innanzitutto i rettangoli, saturi di colore che si sovrappongono, anzi fluttuano, galleggiano, sono sospesi. Perché il rettangolo? È stato detto, e credo giustamente, che il rettangolo è la forma geometrica più semplice, una non forma, la più flessibile, che permette di articolare le infinite variazioni. È la sintassi e la grammatica del linguaggio pittorico di Rothko. È la regola entro la quale Rothko esercita la sua libertà, come farebbe un artista classico servendosi degli ordini architettonici. L'elemento principale della mia pittura non è il colore, ma la misura, disse una volta Rothko. Il colore, nei suoi toni caldi e freddi, avanza e arretra in quello che secondo Rothko è un elemento fondamentale della pittura, lo spazio, non prospettico e quindi artificiale, ma reale, quello della percezione visiva. I rettangoli di colore, diversamente da quelli di un modernista, per esempio Albers, non hanno un contorno rigido geometrico, ma sono sfumati ai lati, soft edge contro hard edge. Questo è soft edge, creando un senso di indeterminatezza e di nebulosità che sempre si avvale dell'esercizio del pennello, del lavoro manuale. E c'è poi quello che in inglese si chiama inner glow, la luce interiore, un bagliore profondo, una brace che si consuma lentamente, un'accensione, una radiazione che avvolge, coinvolge ed emoziona profondamente lo spettatore. Questo era, diciamo, un'analisi formale di un dipinto tipico di Rothko. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il famoso Jackson Pollock in una foto del 50 di Hans Nemoth, una serie fotografica famosissima, e bisogna dire che la pittura americana del dopoguerra sostanzialmente comincia con il dripping di Pollock. Questa che voi vedete è la tecnica del dripping, cioè dello sgocciolamento, dove la tela fissata a terra viene sgocciolata dall'artista che compie una specie di danza rituale, diciamo così, ed è, se volete, il lato dionisiaco della pittura americana del dopoguerra. Lo dico perché abbiamo già notato l'importanza della nascita della tragedia per Rothko, dove appunto si fa la distinzione
tra l'Apollineo e il Dionisiaco. Quindi Pollock, con la sua pittura d'azione, sulla quale io mi sono laureato, tra l'altro, era questa la mia laurea, nel 1948 circa rompe il ghiaccio, così si dice, rompe il ghiaccio e fa partire la grande arte americana del dopoguerra. Se invece noi confrontiamo questa foto di Pollock con una foto di Rocco nello studio, vediamo una differenza sostanziale. Il lato apollineo, cioè Rocco in meditazione, davanti a una grande tela, con il pacchetto delle sigarette costantemente sulla sedia, vicino appunto alla sedia, la bottiglia di whisky, la musica di Mozart che continuamente faceva suonare nel suo studio, dove stava come un monaco, senza vedere nessuno, senza avere persone che frequentassero questo studio. Quindi vedete che Rothko rappresenta un lato molto più still, direi, cioè più fermo rispetto a quello attivo invece di Pollock. Dicevo che non si viveva come un monaco nel suo studio senza avvalersi di aiuti, salvo in casi eccezionali, e comunque mai per la stesura pittorica. Ma ora vi dico anche quali sono le materie e le tecniche di Rothko e le conseguenze del suo metodo di dipingere poco ortodosso. Fissava la tela al telaio di legno, usava pennelli comuni, lavorava in piedi davanti alla tela con un approccio molto diverso e quasi accademico, per esempio, rispetto a quello di Pollock. Attorno al 1950 comincia ad usare tele 2-3 volte più grandi di quelle del periodo precedente. Negli anni 50 introduce nelle sue misture, che teneva segretissime, pigmenti in polvere e uova intere, spesso diluendo il colore con dei solventi per ottenere la tipica traslucenza dei suoi dipinti. La luce penetrava il colore attenuato per colpire le particole di pigmento sottostante e quindi rimbalzava la luce, creando quella particolare atmosfera che avvolge lo spettatore. Insomma, una serie di velature non dissimili da quelle di Tiziano. Non infrequente, sempre più col passare degli anni, l'uso di colori sintetici ed acrilici, per esempio nella serie Black and Grey Paintings. Ovviamente l'uso di questi metodi non ortodossi ha portato alla fragilità della pittura di Rocco, che presentando seri problemi di conservazione deve essere accuratamente protetta. Abbiamo detto dell'uso di tele sempre più grandi. È stato calcolato che la media tra le tele più grandi e quelle più piccole è di circa 180 centimetri di altezza, l'altezza di un uomo, con misure che spesso arrivano ai 2-3 metri di altezza fino ai 4 metri e mezzo per 3 e mezzo della Rocco Ciapo. Quindi la Rocco Ciapo 4 e mezzo per 3 e mezzo, sono delle tele gigantesche. In un discorso al Pratt Institute nel 58 Rocco disse: poiché mi sento coinvolto con la componente umana, voglio creare uno stato di intimità, una transazione immediata. I dipinti di grande formato ti portano dentro. La dimensione è molto importante per me, la dimensione umana. E ancora, quando sono andato in Europa, ho visto gli antichi maestri. Credo che i dipinti di piccolo formato a partire dal Rinascimento sono come dei racconti e che i dipinti di grande formato sono come drammi a cui si prende parte in modo diretto. E poi ci sono le lettere a Catherine Coo, curatrice della prima grande mostra personale di Rocco all'Art Institute di Chicago,
nel 1954, dove Rothko si dice preoccupato delle grandi dimensioni del museo, che rischiano di far apparire quadri come semplici superfici decorative, quando invece sono intimi e intensi, rapportati alla scala dell'esistenza umana piuttosto che a quella dell'istituzione. Raccomanda quindi di raggruppare il più possibile i quadri per saturare la sala col sentimento dell'opera. Infine ribadisce l'importanza che i quadri siano visti a distanza ravvicinata, perché così lo spettatore si ritroverà dentro il quadro, e raccomanda che siano appese vicino al pavimento quanto più possibile, perché è così che sono stati dipinti. Anche la quantità della luce nella stanza aveva una fondamentale importanza, secondo Rothko, che la esigeva bassa, perché i suoi quadri hanno una luce interna. A questo proposito è divertente riportare l'episodio di una mostra da Sidney Janis, dove il gallerista alzava sempre le luci a favore dei clienti e Rothko andava ad abbassarle. Numero 16. Per quanto riguarda la fortuna di Rothko in Italia, a parte il caso straordinario di Peggy Guggenheim, che aveva fatto la prima mostra di Rothko a Art of the Century a New York, Peggy Guggenheim aveva già comprato il Palazzo Venier dei Leoni e quindi era, diciamo così, un punto di riferimento importante per chiunque, qualsiasi americano arrivasse in Italia. A parte il caso straordinario di Peggy Guggenheim, bisogna dire che il primo amico di Rothko a Roma fu il critico d'arte e fotografo Milton Gamble, morto quasi centenario poco tempo fa e che ho potuto conoscere grazie a Barbara Drudi, mia grande amica e sua fine esegeta. In quell'ambiente romano prendeva vita tra il 59 e il 60 la rivista Appia Antica, diretta dal mitico critico poeta linguista Emilio Villa ed amorevolmente partecipata tra gli altri dal pittore Toti Scialoia e da sua moglie Gabriella Drudi, che già nel 1956 avevano soggiornato a New York facendo amicizia con i protagonisti dell'espressionismo astratto, incluso Rothko. Il secondo numero della rivista Appia Antica fu dedicato a Rothko, con addirittura 5 pagine tra illustrazioni e testo. Ma l'episodio di collezionismo più noto è certamente quello del conte Panza di Piumo, conte Giuseppe Panza di Piumo, che tra il 60 e il 61 acquistò 7 dipinti di Rothko, alcuni appesi nel vano scala della villa Litta Panza a Piumo vicino Varese, come si vede in questa foto. Questi dipinti sono oggi tutti quanti conservati al MoCA di Los Angeles. Sono tutti a Los Angeles e ve li faccio vedere perché sono bellissimi. Insomma, pochi commenti. Poi l'unico commento è che la riproduzione fotografica già di per sé non rende Rothko. Addirittura il passaggio dalla fotografia allo schermo, insomma, i colori sono molto falsati. Rothko è come Tiziano, va visto di persona, perché diciamo quelle sfumature si cogliono soltanto i vari momenti di luce e, insomma, voglio dire, sono belli, abbiamo raggiunto un livello di riproduzione alto, ma siamo molto distanti dai colori reali, sicuramente. Questo è il numero 46, questo è quello di prima, era un dipinto del 53, questo del 57 e questo non so nemmeno se si riesce a percepire le sfumature,
e questo è del 60. Tutti e tre erano nel vano scala della villa Litta a Biumo, vicino Varese, e ora si trovano insieme agli altri quattro compagni a Los Angeles. Nel 1962 il grande regista Michelangelo Antonioni, con l'intermediazione di Furio Colombo, allora corrispondente Rai a New York, andò a visitare lo studio di Rocco, col quale ebbe un lungo e amichevole colloquio sul colore, che poi sarebbe diventato, dico il colore, protagonista di Deserto Rosso, il primo lungometraggio a colori di Antonioni nel 1964. Questi sono due frames del film. Secondo testimonianze, pare che entrambi, Rotko e Antonioni, in questa loro discussione riconoscessero di lavorare entrambi sulla nothingness, cioè sul senso del nulla, Antonioni e Rotko. Poi Antonioni comprò anche, gli venne regalato un quadro. Continuiamo. Marsha. Vasta e duratura è stata l'influenza di Rotko. Si potrebbero citare centinaia di casi, ma qui mi piace soffermarmi su un quadro della serie Cattivi Maestri della cara amica Marsha Steinberg, che è qui in prima fila, americana di Los Angeles, ma ormai più fiorentina dei fiorentini. Insegnante e coordinatrice dei corsi d'arte alla California State University di Firenze, dove come lei anch'io insegno da moltissimi anni. E voglio aggiungere che questi corsi per studenti americani si svolgono presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze con la benedizione del direttore e la professionalità dei suoi insegnanti. È una vignetta molto interessante, c'è scritto in basso, non so se riuscite a leggere, Now there's a nice contemporary sunset. Finalmente un bel tramonto contemporaneo. Questa vignetta spiega bene l'incomprensione che ha sempre accompagnato i dipinti di Rotko. Una coppia benestante all'ombra di una tettoia modernista si rilassa ammirando un tramonto contemporaneo. Bei paesaggi moderni, buoni per decorare il salotto di una casa elegante, abitata da persone alla moda. Non c'era cosa che poteva far imbestialire Rotko più di questa. Per lui, convinto socialista, che in America vuol dire pericoloso comunista, essere considerato l'arredatore della borghesia era qualcosa di inaccettabile. Ma al di là di questo, Rotko sentiva profondamente traditi la sua intenzione, il suo messaggio e soprattutto il suo mondo interiore. Quante volte ha ripetuto che il contenuto del suo lavoro è il dramma umano, la tragedia della condizione umana, l'ansia esistenziale della morte e delle cause ultime, essendo lo scopo della sua arte la creazione di un incontro con la mente e l'anima di uno spettatore sensibile, che talvolta reagisce con il pianto e o perlomeno con la commozione, come Rotko ben sapeva, ed anch'io tra gli altri ne sono stato testimone. Ho visitato un paio di volte mostre di Rotko e ho trovato persone inginocchiate, emozionate, anche piangenti. Non è una cosa che è una cosa che ho visto, ho potuto testimoniare. Proponendo una sua ricetta per l'opera d'arte, Rotko al numero uno proponeva, scriveva, ricetta per l'opera d'arte, deve esserci una preoccupazione manifesta per la morte. L'arte tragica, l'arte romantica hanno tutte a che fare con la consapevolezza della morte. E poi al numero 7 aggiungeva 10% di questa ricetta di speranza
per rendere il concetto tragico più sopportabile. Nonostante questo, i suoi dipinti sono stati spesso interpretati come paesaggi, per quanto il formato sia quasi sempre verticale, quindi un formato da ritratto più che da paesaggio. Vi mostro a questo proposito un'immagine tratta dal gruppo Facebook Lovers of Rock, un gruppo molto frequentato dove si dà libero sfogo alle più svariate interpretazioni di rock, quasi sempre paesaggi, dei quali mi piace segnalare questi, uno dei migliori tra quelli che ho visto. Vedete? Questo è un paesaggio, cioè potrebbe essere, ma questo è un paesaggio, con degli alberi o non so che cos'altro. Insomma, Rothko è paesaggio, negli occhi di quasi tutti. Invece, se voi seguite Rothko, è tutt'altro che paesaggio, è tutt'altro che decorazione. Ora si passa a vedere qualche cosa. Questo è Rothko, o è un Caspar David Friedrich, 1809 romanticismo tedesco. È questo. Oppure questo, un Turner, 1840. Possono essere dei Rothko in qualche maniera. E infatti anche ai critici e agli storici dell'arte, per quanto in modo più consapevole e motivato, questo accostamento Rothko-paesaggio non è sfuggito. Infatti uno storico della grandezza di Robert Rosenblum nel 1973 ha scritto un libro di notevole successo intitolato La pittura moderna e la tradizione romantica del nord da Friedrich a Rothko, spingendo verso le brume del nostro del nord Europa il nostro pittore, che invece conviene riposizionare più a sud, nell'area della civiltà mediterranea, culla della tragedia e della forma. Per esempio a Pestum. Per esempio a Pestum, che Rothko visitò nel 1959 commentando che aveva sempre dipinto templi greci tutta la vita senza saperlo. Il che ci porta a tentare di capire cosa i dipinti di Rothko rappresentano, ammesso che qualche cosa rappresentino. Una volta aveva detto, più per accontentare il pubblico che altro, che potevano essere i suoi quadri delle finestre o delle facciate. Comunque, una soglia come quella del Tempio greco dalla quale si accede al luminoso. Oppure, e questa è una mia opinione poco frequentata, almeno a mia conoscenza della letteratura artistica sul Rothko, poteva essere la porta regale che sta al centro dell'iconostasi nelle chiese ortodosse. Pavel Florensky, monaco matematico, filosofo teorico dell'arte, fucilato a Leningrado nel 1937, ha scritto un importante saggio sull'icona, che si mostra come una visione sfolgorante, straripante di luce, che ha lo scopo di innalzare la coscienza al mondo spirituale, di mostrare spettacoli misteriosi e soprannaturali, dove il fedele solleva la mente dalle immagini agli archetipi. O come scrive il dotto curatore Elenir Zolla, accompagnati da questa guida incomparabile, possiamo così finalmente varcare le porte regali dell'iconostasi, confine tra il mondo visibile e il mondo invisibile, luogo dove si manifesta una pittura sublime in cui le cose sono prodotti della luce. Il che credo, con grande conforto del direttore Tartufferi, ci avvicina all'ambito religioso, conventuale, angelico, del quale ho promesso di parlare. Mark Rothko, allora andiamo qui, Mark Rothko, vedi, ora, vedi roba più, insomma, familiare. Più familiare.
A che punto siamo? Che ore, quanto tempo abbiamo fatto? Impiegato? Non c'è tanto. 45? Allora, va bene, siamo abbastanza. Marco Otto ha compiuto 3 viaggi in Europa, nel 50, nel 59 e nel 66. L'Italia è sempre stata una destinazione privilegiata per lo studio diretto dei grandi maestri del Rinascimento, sui quali si era già formata una sua opinione negli Stati Uniti, lui si era formato un'opinione negli Stati Uniti, attraverso riproduzioni in bianco e nero e testi canonici come quelli di Bernard Berenson sulla pittura fiorentina. Nel 1940-41 aveva addirittura compilato un trattato pittorico-filosofico che è stato ritrovato recentemente e pubblicato nel 2004 col titolo The Artist's Reality a cura del figlio Christopher Rocco. Quando ho detto ad Angelo, questo Angelo, che in quel libro il pittore preferito di Rocco era Giotto, gli si sono illuminati gli occhi e ha detto: allora è una persona intelligente. Proprio così, ha detto. Senza stare a seguire l'itinerario completo di Rocco, in Europa e in Italia, veniamo subito a Firenze per entrare in medias res. L'Italia e Firenze in particolare sono stati luoghi privilegiati dove Rocco è tornato in ognuno dei suoi 3 viaggi europei. Sicuramente avrà visitato gli Uffizi, Santa Croce per Giotto ed altri luoghi, tra cui San Marco. Mi piace immaginare che procedesse con passo infaticabile e con lunghi tempi di osservazione e riflessione che mettevano a dura prova la pazienza degli accompagnatori, un po' come succede a mia moglie quando visita un museo con me. Ovviamente Rocco ha visitato San Marco non con gli occhi del turista, ma con gli occhi dell'artista che cercava una conferma del proprio lavoro. Scrive il grande critico di letteratura americano Harold Bloom, autore del famoso Western Canon, il canone occidentale. Le poesie, i racconti, i romanzi e le opere teatrali nascono in risposta a poesie, racconti, romanzi e opere teatrali precedenti, e quella risposta dipende da atti di lettura e interpretazione compiuti dagli scrittori successivi, atti che sono identici alle nuove opere. Ovviamente lo stesso si può dire per la pittura mia l'aggiunta. Quindi l'artista che guarda un'opera la fa rivivere, crea un'opera nuova. L'argomento Rocco a San Marco non è nuovo nella letteratura artistica ed è già stato molte volte trattato da tutti coloro che si sono occupati dell'artista. Insomma, non è una bieca scusa che mi sono inventato per essere qui oggi. Anzi, dobbiamo dare merito al direttore di San Marco se per la prima volta in questo luogo si parla di Rocco. Da ricostruzioni e incroci di testimonianze pare che Rocco abbia scoperto San Marco già nel primo viaggio del 1950 ed è certo che ci sia tornato nel 59 e nel 66. A sentire i ricordi degli amici, Rocco si era entusiasmato e non era una persona facile da entusiasmare, visitando il convento di San Marco e suggeriva caldamente di andare a visitarlo. Cos'è che lo aveva colpito tanto? Sicuramente la pittura di luce dell'Angelico, come si vede in queste 2 immagini dell'Annunciazione e della Trasfigurazione. La Trasfigurazione in particolare, esempio eccelso di bianco su bianco, ovvero le metamorfosi del bianco. George D.D. Huberman, nel suo importante e complesso libro Beato Angelico, Figure del Dissimile, del 1990, dal quale si sarebbe tentato di citare abbondantemente, non fosse che il tempo è tiranno, tra le altre cose scrive:
L'angelico dipingeva soprattutto figure in senso latino e medievale, ossia segni pittorici pensati teologicamente, segni concepiti per rappresentare il mistero dei corpi, al di là dei corpi, il destino escatologico nelle storie, al di là delle storie, il soprannaturale nell'aspetto visibile e familiare delle cose, al di là dell'aspetto stesso. E ancora, ecco dunque una pittura tesa alla presenza più che alla rappresentazione. Non era fatta per indietreggiare come un paesaggio classico indietreggia dietro la finestra che lo inquadra. Era invece fatta per avanzare verso l'occhio, per scuoterlo, per toccarlo. Perfetto per Rocco. E chissà cosa avrà pensato Rocco guardando quel pollo cante litteram che sono i riquadri schizzati sotto la Madonna delle Ombre. Questa è la Madonna delle Ombre, questi sono i Pollo Cante Litteram, del quale c'è una lunghissima discussione nel libro. Ma è certo che al di là del colore, quello che ha più colpito Rocco è l'architettura di San Marco. Quando vai in Italia, disse Rocco a Ben Dines, non so come si dice, disse Rocco a Ben Dines, non so nemmeno chi sia, devi vedere i dipinti dell'Angelico, specificando non quelli del Vaticano, ma quelli di Firenze. Sentiva che era tutto un insieme. Io ho tradotto così, ma c'è scritto «He felt everything was of one piece». Insomma, poi mi aiuterete a tradurre. Tutto insieme, disse Dines, la divisione era tutto un insieme, così mi disse. Puoi capire la sua totalità, wholeness, mi disse, considerava quelle celle un tesoro. Le celle, appunto, appositamente dipinte per la meditazione del singolo frate e non strutturate come una sequenza narrativa, ossia il luogo dove avviene l'incontro tra l'immagine e lo spettatore sensibile, che, come già sappiamo, era lo scopo della pittura di Rocco. L'influenza di San Marco su Rocco fu così profonda che non lo abbandonò più per i successivi 20 anni della sua vita. Delle celle di San Marco ho una foto alla quale sono particolarmente affezionato. Christopher Rocco, il figlio dell'artista, nato nel 1963, era venuto a Firenze con delle riproduzioni di quadri del padre da provare nelle celle di San Marco in previsione di una mostra. Era il 2013. La direttrice di San Marco era allora Magnolia Scuglieri, che scattò la foto. E pareva che un'importante organizzazione fosse interessata alla mostra di Rocco a Firenze. Poi la cosa non si fece. Convinto della bontà della mostra, mi adoperai ancora nel 2017 con una importantissima istituzione fiorentina, ma anche questo tentativo finì male. Deluso e scoraggiato, per un po' di anni ho voluto dimenticare le mie dolorose sconfitte, ma ora sono di nuovo qui a rilanciare il progetto. Lasciate che in lingua inglese mandi un caloroso messaggio a Christopher Rocco, il quale spero ci possa vedere e sentire nella registrazione YouTube. I Christopher, Florence loves Rocco. Till soon. Grazie, grazie. Rocco, Christopher, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Allora, qui ho una serie, stiamo arrivando velocemente alla fine, per fortuna vostra, mio fratello lo vedo già agitato. Allora, dunque, dicevo che in quest'anni, 58-59, Rocco
lavorava ad una serie importantissima, i cosiddetti Seagram Murals. Seagram è una distilleria, insomma, avevano fatto soldi con il gin, e negli anni 50 avevano chiesto niente meno che a un mitico Miss Van der Rohe di disegnare il Seagram Building in Park Avenue. Ci lavorava anche come si chiama, Philip Johnson, e Philip Johnson chiese a Rothko di decorare la sala dal pranzo del ristorante Four Seasons. Era una commissione importantissima, molto pagata. Rothko vendeva poco, e allora guardate che non è come gli artisti ventenni di oggi che fanno milioni. Quelli, lui aveva cominciato a 47-50 anni a guadagnare qualche cosa, e era Rothko, non era uno qualunque. Insomma, voglio dire che lui cominciò a lavorare a questi murali, cioè tele che dovevano andare a muro, un fregio praticamente tutto attorno alla sala da pranzo, ma c'era qualche cosa che non gli andava giù, perché insomma sostanzialmente accadeva che Rothko voleva fare un'opera d'arte importante, cioè voleva fare una cosa che piacesse a lui, una cosa che interessasse il suo percorso artistico. I committenti invece no, i committenti volevano una decorazione che facesse piacere ai clienti. E quindi la cosa non si poteva tenere insieme, e infatti poi la commissione saltò, Rothko rinunciò, restituì il denaro, però insomma ci perse molto denaro, ma era una questione anche d'orgoglio. Lui non aveva voglia di decorare la sala da pranzo della miglior borghesia newyorkese, che andava a sedersi al Four Seasons e non guardava nemmeno i suoi dipinti. Lui pretendeva forse che quelli che andavano lì magari andavano con la fidanzata o la moglie, e che pretendeva che quelli in qualche maniera si interessassero alla sua pittura invece che alla fidanzata, cose di questo tipo. Quindi la cosa non andò bene. Però questi dipinti, questa serie di dipinti bellissima, è andata poi nel 1966 alla Tate Gallery di Londra, e questa sala della Tate Gallery è una delle più belle, delle più emozionanti che voi possiate pensare. Questi sono alcuni dei quadri donati da Rothko alla Tate Gallery, e questi invece sono quelli del museo, si chiama Kawamura Memorial, non so se a Tokyo o vicino. Comunque anche i giapponesi hanno, e si capisce perché, molto interesse per la pittura di Rothko, che però ha sempre detto: io non sono zen, io sono radicato nella cultura occidentale, però sono lavori bellissimi sui quali non mi posso soffermare. Andiamo ancora avanti, e ecco, questo ve lo faccio vedere perché questo è il bellissimo triclinio della Villa dei Misteri a Pompei, che poco prima di aver visitato Paestum, Rothko andò a guardarsi per bene. Naturalmente, dovendo egli lavorare agli affreschi, meglio non affreschi, dovendo lavorare alle tele, ai murali, si dice, di questo ristorante, quale migliore esempio poteva esserci che una sala da banchetto romana così importante come questa straordinaria? Francamente si rimane senza parole di fronte a questi dipinti, e soprattutto prende da questi dipinti quel colore, quello sfondo, lo vedete? Quel rosso profondo, rosso pompeiano, non so come dire,
prende questo. Ma a Firenze tornò anche a visitare la Biblioteca Laurenziana di Michelangelo, dalla quale era stato parimenti colpito. Ovviamente il vestibolo, con la grande scalinata che sembra lava appena raggrumata, e le pareti di quel pozzo profondo che avanzano e retrocedono come se fossero mosse da un respiro, dove il plastico si trasforma in plasmico. E quelle mura cieche, senza finestre né porte, che facevano sognare a Rocco di prendersi con la sua pittura ispirata a questo luogo una rivincita sui ricchi borghesi che, seduti a tavole del ristorante Four Seasons, si sarebbero sentiti imprigionati e senza via d'uscita. Speranza, ambizione artistica inconciliabile con i desideri dei committenti. Ed infatti Rocco, tornato dall'Europa nel 59, rinunciò a commissione e denaro, riuscendo più tardi a trovare una degna collocazione alla Tate Gallery di Londra, anche in Giappone, per gli importanti lavori di quell'anno. Siamo quasi alla fine, State buonini, state buonini. E insomma, io vi voglio dire una cosa. Lo vedete, questo vestibolo, altro luogo straordinario veramente di Firenze, lui ci aveva veramente azzeccato. Vedete, ha i muri tutti sezionati, parte di questi avanzano, altri recedono. Insomma, è proprio come se la parete respirasse, proprio come nei dipinti di Rocco accade. Quindi credo che lui avesse avuto una impressione forte dall'opera d'arte, ma anche avesse pensato: qui non si riesce a uscire fuori. E lo scrisse anche, disse, scusate la parola, così quei figli di puttana non potranno nemmeno uscire dalla sala, non potranno nemmeno trovare l'uscita dalla sala da pranzo, per dire la sua rivincita, la sua ribellione. E quelle mura cieche. L'aspirazione di Rocco ad allestire un luogo, un ambiente meditativo, intimo, raccolto, moderatamente illuminato, saturo di colore, con un'unica panca di semplicità monastica per favorire l'incontro con il visitatore, trovò per la prima volta attuazione nel 1960 per la sensibilità del grande collezionista Duncan Phillips, che permise all'artista di allestire la cosiddetta Rocco Room a Washington. Va detto anche che Rocco sognava si potessero disseminare in vari luoghi cappelle che favorissero la meditazione e la spiritualità delle persone, e anche qui l'esempio di San Marco dovesse farsi sentire. Arriviamo all'ultima pagina, ma è nel 1964 che Rocco trovò l'occasione della vita. I coniugi de Menil, collezionisti e filantropi, commissionarono a Rocco la decorazione di una cappella interreligiosa, aperta cioè a tutte le fedi, a Houston, Texas, la cosiddetta Rocco Chapel. Composta di 14 tele di grandissimo formato, più di 4 metri di altezza, dalla colorazione decisamente scura, nero, viola, rosso profondo, con sfumature impercettibili nella riproduzione fotografica, la cappella fu pensata fin dai minimi particolari, inclusi quelli architettonici, da Rocco in persona, che però lavorava nel suo studio di New York, dove con un sistema di carrucole e tende ricreava le condizioni di spazio e di luce della cappella di Houston. Chi ha visitato questa cappella, ed io ancora non l'ho fatto, vorrei farlo, racconta di un'esperienza straordinariamente profonda e toccante. Il sogno di San Marco si realizzava dall'altra parte dell'oceano, con una cappella moderna di umanità senza tempo,
è stato forse il più grande lascito di Rocco alla storia dell'arte. Questa è un'altra immagine. È un luogo dove essere, come dire, un luogo che deve far accappolare la pelle per molti versi. Tuttavia Rothko non riuscì a vedere le persone si mettano in meditazione di fronte ai quadri di Rothko. Li ho visti anch'io in mostre a Basilea, un luogo come questo ovviamente invita ancora di più, ma li ho visti nel corso di mostre con la gente che camminava intorno. Tuttavia Rothko non riuscì a vedere la cappella completamente allestita, perché il 15 febbraio del 1970 il suo corpo senza vita fu trovato nello studio di New York in una pozza di sangue. Si era tagliati i polsi ed aveva così messo fine alla sua vita. Per qualche oscuro motivo, mentre scrivevo queste parole, mi è tornato alla mente il verso di Dante nel Conte Ugolino: e se non piangi, di che piange il suolo? È finito. Grazie a tutti, grazie a tutti.